Ciao a tutti! Oggi vorrei fare con voi un esperimento. Vorrei raccontarvi una storia e farvi vedere come si crea una mappa mentale. La storia che vi racconto oggi è la storia di un asino. Sapete che cos'è un asino? Un asino è quell'animale simile al cavallo che fa i-oh, i-oh. E ve lo disegno qui in diretta, oppure in differita, perché siamo su YouTube. Ecco qua il mio asino. Mi piace? Beh, la coda non mi è venuta tanto bene, ma ecco, questo è un asino. La storia dell'asino che vi racconto è quella di un asino abbastanza vecchio. Quindi la prima cosa che dobbiamo scrivere sulla mappa mentale è che l'asino è vecchio. La proprietaria di questo asino è una contadina. Chi è una contadina? Una contadina è una persona che lavora in campagna. Contadina. Lavora in campagna. Possiamo scrivere: la campagna è il posto dove si coltiva, per esempio, la frutta, le arance, per esempio. Le arance sono arancioni. Le arance che amo io hanno un po' di verde. Ma torniamo al nostro vecchio asino. L'asino ha questa proprietaria, una contadina. Un giorno cade. Cade in un pozzo, purtroppo. È molto sfortunato. Quindi possiamo scrivere il verbo cadere. Dove cade? Cade in un pozzo. Disegno un pozzo. Se non capite che cos'è, me lo dite. Magari mi scrivete un'email. Questo è un pozzo. Poverino, l'asino cade in un pozzo. L'asino è vecchio, il pozzo è secco. Significa che non c'è acqua nel pozzo. Allora la contadina, la proprietaria, decide di abbandonare l'asino. E quindi decide che non c'è niente da fare e abbandona il pozzo e fa morire l'asino. Come lo fa morire? Chiama i vicini, i suoi vicini, che cominciano a buttare terra nel pozzo. Come la buttano questa terra? Con una pala. Ecco qua. Questa è la terra, marrone, e loro prendono e la buttano qui nel pozzo. L'asino, poverino, all'inizio è disperato. Lo prende il panico. Capisce che forse la sua morte è vicina. Quindi è preso dalla disperazione. E mentre è disperato, che cosa fa? Raglia. Il verbo è ragliare. Però poi, in un secondo momento, lui capisce che quando buttano la terra, i vicini, amici della contadina, lui può scrollarsi la terra di dosso. Scrollarsi, terra. Ecco qua. Scrollarsi la terra da dosso, addosso. E come fa? Possiamo disegnare il nostro asino di nuovo. Qualche
qualche gamba in più, con un po' di terra, e lui si muove e fa cadere la terra a terra. A questo punto, alla fine, lui piano piano arriva fuori dal pozzo. Quindi esce la testa dell'asino dal pozzo e quindi si è liberato. Questa storia è solamente per farvi vedere come si possono creare le mappe mentali. Come vedete sono molto colorate e ci aiutano a ricordare le varie parole in italiano. Abbiamo visto che l'asino è vecchio, c'è una contadina che lavora in campagna, coltiva le arance, l'asino cade in un pozzo, il pozzo è secco, chiede l'aiuto dei vicini per buttare la terra, quindi per coprire il pozzo secchio e per fare morire l'asino. L'asino, preso dalla disperazione, comincia a ragliare, ma poi in un secondo momento lui capisce che può scrollarsi di dosso la terra e allora alla fine sale piano piano, passo dopo passo, arriva ed esce fuori, quindi il verbo finale è uscire. E questa è la mappa mentale. Ciao!